tra l'altro nel modo in cui secondo me ci stiamo abituando a vivere, che poi è anche un po' qualcosa che ho ripreso dalla stessa Soka, perché lo dicevamo anche nella live da te, mi sembra, ovvero il fatto che ci stiamo disabituando dal prenderci rischi. Su YouTube, tu prima dicevi, era molto più sperimentale. Adesso ciò che facciamo, che sia noi nella nostra vita quotidiana, che siamo sempre noi a ricercare da un prodotto di intrattenimento, che siano gli stessi produttori di questi prodotti audiovisivi, ma che siano qualsiasi cosa anche artistica, si punta sulla nostra zona di comfort. Non vogliamo più rischiare, ci stiamo abituando noi stessi, ci stiamo facendo abituare perché funziona ad un livello monetario, ovviamente. Non sono arrabbiato con la serie, magari anche The Book of Boba, Obi-Wan, io li considero prodotti non riusciti, ma non sono mai stato arrabbiato. Però mi sono reso conto in queste ultime live di Ahsoka che io sono non arrabbiato, ma frustrato. Non Esatto. tanto col prodotto, però col pubblico. Perché io la cosa per cui mi piace realizzare, mi piace parlare con te, è prendere un prodotto e criticarlo, ma con critica non è per forza dispregiativo, critica è proprio un'analisi di pensiero, quindi andare a Esatto. cercare chiavi di lettura. Nel bene o nel male, noi argomentiamo di cose molto interessanti. Quello che a me dà fastidio è che tu proprio dicevi zona comfort, è che io mi rendo conto sempre di più, e qui nasce un mio dilemma che mi fa davvero male, sono frustrato per quello, è che se critico e cerco di aprire le menti, cerco di portare un prodotto che fa scavare un po' di più, che fa dialogo, perché io sinceramente non sono uno che, te l'ho detto, che arrabbia, guarda il prodotto, non mi è piaciuto, va bene, l'argomento, ma anche con gli amici lo argomentiamo, magari mi dice uno, non capisci Certo. niente, guarda, ti do la mia visione, alla fine magari nessuno dei Poi due è sì. d'accordo, però abbiamo bevuto una birra insieme, ci siamo divertiti, ma soprattutto io con le mie argomentazioni ti ho dato uno spunto narrativo diverso, un punto di chiave di lettura diverso. Tu mi hai dato il tuo, io alla fine ne esco maggiormente felice, costruito, anche se il prodotto magari non mi ha esaltato, e tu altrettanto. Però io con Ahsoka penso che sarà l'ultima serie di cui farò un'analisi, perché non mi porta iscritti. E io mi rendo conto di essere stupido. Perché se dicessi zona comfort, tutti i prodotti sono belli, come chi fa su YouTube molti, è bellissimo, eccezionale, ti porta molto più iscritti. Certo. Ed è un'altra cosa che stiamo andando veramente, secondo me, a smorzare. Cioè, il cinema, le serie non sono più veramente linguaggio, non è più qualcosa che Esatto. ti porta a stimolare e arrivare a di più. Ok, prendiamola come spunto, come base, però da lì tiriamo fuori la filosofia, tiriamo fuori tematiche più importanti. Non arrabbiamoci se non siamo d'accordo, perché anche se prendiamo Star Wars, la saga, io e te o tutto il pubblico potremmo essere fan. Ma magari il mio episodio preferito è il 5 e il più brutto per me è Il 2 mio tra è l'otto. l'altro. Punto. Otto, esatto, però vedi, c'è molta Nella differenza. prossima live. C'è molta differenza di aspetti, però siamo comunque fan della stessa saga. Non saremo mai uguali perché siamo unici. E questo va preso in considerazione, però io mi trovo veramente ormai un muro contro, anche nei commenti. Ho invitato te, ho invitato Sir Persiva, ho invitato Chiara, Diego, molti comunque esponenti diversi che hanno portato il loro parere e sempre ho ricevuto critiche contro gli ospiti. E a me è veramente un'altra cosa in più che mi porta veramente a soffrire. Perché io porto diversi ospiti per diversi punti di vista e per me è un atto di coraggio, soprattutto magari con te che hai iniziato da poco o con altri che ad esempio non fanno video, non hanno un canale, semplicemente vengono perché sono fan, li invito io, però poi ti Certo. leggi la critica nei commenti e dici ok, io, loro hanno avuto coraggio, loro hanno detto, nonostante il pubblico generalista, la maggior parte la pensi in un modo, si sono aperti, però non conviene. Conviene ormai dire ciò che pensa il pubblico, perché hai maggiori visualizzazioni, hai maggiori iscritti, hai maggior soldi, ti invitano alle fiere, perché altrimenti se tu vai a dire che non ti piace il prodotto, lo vai a criticare e non ti invita la Disney a pubblicizzarlo. Certo. E per me è un po' frustrante perché ti devi adattare
o devi smettere, cioè non puoi continuare ormai a un mulino a vento, fare la lotta contro i mulini a venti non ha senso, però dentro di me una parte ci muore e ne soffre. Io veramente negli ultimi mesi una forte frustrazione perché non so più quale sia, devo schierarmi. Come faccio a cambiare senza snaturarmi, senza perdere quella passione che poi è quella che passava a me quando vedevi i tuoi video, li vedo ancora tuttora, come parlando con te, quella passione che hai per la conoscenza, per le narrazioni, per Star Wars, tentare di approfondirla, tentare, ma non di aprire la mente di qualcun altro, perché io so tutto, sono il saggio, no, ma semplicemente per offrire una mia visione, che come stiamo facendo adesso andrà in contrasto meno con la tua, ma ci arricchiamo. Va, ecco, la crescita va per differenze, per l'inserimento nella nostra giornata, nella nostra quotidianità, delle differenze. Si sta andando sempre più verso la direzione, anzi già ci siamo, come dici te, della non differenza, del comfort. Tu, Emilio Valotti, dici una cosa che a me non sta bene, cioè che va contro la mia visione perfetta, idealistica di Star Wars della vita adesso. Io ti critico perché differisci dal mio punto di vista. Ti guardi talmente tanti prodotti che continuano a uscire su tante piattaforme, non hai più nemmeno il tempo però di essere critico riguardo. Perché alla fine come puoi per ogni Certo. episodio che ti guardi essere critico per ogni serie? Se inizi già a guardarti 2, 3 episodi al giorno, non sei più critico. Io ne guardo uno, due alla settimana. Quindi mantengo un pensiero critico. C'erano varie serie, però sapevo che in una settimana ne seguivo 5. Il mio pensiero, un po' ero più giovane, un po' ne guardavo talmente tante, non era così critico. Mentre se andavo al cinema, andavo una volta a settimana, Ok. due, finito il cinema, la cosa che a me piaceva di più era fermarmi al parcheggio, era andare a mangiare un panino per una birra, perché si discuteva. Quindi eravamo in E 5 o 6 e si parlarne. discuteva, c'erano le nostre sensazioni, chiavi di lettura, comunque quello che ha suscitato. Quindi lì c'era lo spirito critico. Adesso il cinema, proprio come linguaggio, come analisi, secondo me sta morendo proprio non solo a livello fisico, cioè andiamo al cinema in sala, no, lo guardo da casa, ma il fatto che lo guardo da casa da solo. Guardo tanti film alla settimana, il mio spirito critico non c'è. E quello che a me fa male è che il pubblico cerca conferme, ad esempio in me, mi è piaciuto Ahsoka. Io guardo il video di Emilio Valotti, Van Bounce, perché voglio sentire anche da lui, che nella community di Star Wars è abbastanza conosciuto, che anche lui è piaciuto. Così siamo uguali, così mi identifico in lui. E a me questa cosa fa male, perché io non sono ciò che il pubblico si immagina di me. Io non sono immagini, io sono responsabile di ciò che dico. Ma io non voglio nemmeno che il pubblico si debba per forza sentire, in qualche modo, trovare conferma in ciò che io dico. Deve trovare conferme in sé e mi fa male in molti accorgermi che in realtà c'è questa insicurezza, una forte Sì. insicurezza che o ti aggredisco perché io sono forte della mia idea o ti aggredisco perché tu hai detto una cosa diversa dalla mia, quindi io sono completamente spaesato perché non trovo conferme in te, che è il problema degli idoli. Che a me dà fastidio proprio a livello dei social. Ormai stiamo costruendo degli idoli e in cui ti trovi nel conflitto. Io non voglio essere questo, però non puoi socialmente escluderti. Nel momento in cui tu ne stai parlando, hai delle aspettative. Io sono contro i fanatismi, quindi non mi considero neanche fan di Star Wars, non mi considero fan di Sì, Dune. no. Io proprio il termine fan c'è cieco fanatismo. Io invece sono per l'apprezzamento. Però di criticare un prodotto, perché io personalmente mi piaccio come persona, però Perché è quello che vuoi fare, certo. io ho tantissimi difetti, ad esempio, cioè io so di avere dei difetti, mi amo e mi odio allo stesso tempo, come poi Sì. qualsiasi altro prodotto, però per star bene devo accettare che io come persona ho tanti difetti e ho alcuni pregi. Stessa cosa, mi guardo Star Wars, so che ha tanti pregi, ma anche dei difetti, e l'amore va lì poi. Però è difficile spiegarlo, è difficile farlo capire e sempre si concentrano su un'ora di video, magari nella frasettina che gli ha dato fastidio. E allora anche lì dici, Certo. ok, ma io ho fatto un'argomentazione, mi sono studiato una settimana, la preparo e tu ti sei concentrato
sul fatto che io magari ho detto la parola, mi è parso in quel frangente Dragon Ball e gli si è offeso. E allora tutto il resto dov'è l'argomentazione? Andiamo solo di emotività. E allora tanto vale fare discorsi vaghi, solo emotivi, anche io di fanservice, Che confermano quello che un pubblico e siamo a vuole. posto. Però perdo valore io, cioè divento puramente anch'io la Sì, casa appunto. di produzione che vuole solo guadagnare. È quello.